Ciao a tutte e benvenute a un nuovo video. Oggi parliamo di scarpe, uno dei miei argomenti in assoluto preferiti, che so che è anche uno dei vostri argomenti preferiti, perché le scarpe, più di qualsiasi altro accessorio del nostro guardaroba, hanno davvero il potere di rivoluzionare i nostri outfit, portandoli magari da più sportivi e casual a qualcosa di ultra elegante. Ma c'è di più, perché un bel paio di scarpe è adattissimo anche se per esempio siamo ingrassate oppure al contrario abbiamo perso peso o se non ci vediamo tanto bene. In ogni caso io dedico sempre alle scarpe una buona fetta del mio cambio di stagione e quando faccio il cambio di stagione mi piace avere a disposizione un bel po' di tempo e soprattutto essere senza distrazione. Perciò generalmente scelgo magari una bella domenica pomeriggio piovosa, ho un po' di tempo a disposizione e di semplificare per il resto la mia giornata in modo da potermi veramente concentrare sul mio guardaroba e sul cambio di stagione. E siccome il tempo in questo periodo per me è davvero scarso, ho deciso di semplificare il momento della cena ordinando la box ricetta HelloFresh. Avevo già utilizzato questo servizio in passato in alcuni periodi e mi sono sempre trovata molto molto bene. La box HelloFresh contiene tutto il necessario per realizzare piatti gustosi e sempre diversi. Io ho scelto tra le ricette della sezione conta calorie, che sono comunque gustosissime, ma volendo ci sono tante altre opzioni come quella vegetariana, carne e pesce oppure ricette adatte a tutta la famiglia. Ieri per esempio abbiamo preparato il gyros con verdure, salsina allo yogurt e patate al forno, mentre stasera ci sarà il salmone con diversi contorni. HelloFresh funziona come una sorta di abbonamento settimanale flessibile che posso adattare perfettamente al mio stile di vita e cambiare scegliendo il giorno di consegna o anche sospendendolo quando voglio. Un'altra cosa che mi piace è l'assenza di sprechi, sia di cibo che del mio tempo e delle mie preziose energie. La box poi è riciclabile, gli ingredienti provengono da produttori italiani e spesso locali a chilometro zero e sono freschi di stagione. Le emissioni di CO2 di questa box sono infatti pari a zero. Ultimamente sono davvero a corto di tempo e anche di idee. HelloFresh mi aiuta a ritrovare puntualmente l'ispirazione in cucina e a preparare piatti gustosi che piacciono a tutti in famiglia. Anche perché spesso li scegliamo insieme, sempre con grandi discussioni, perché ci sono un sacco di cose buone tra cui scegliere. Per me funziona perché mi fa ritrovare l'ispirazione e risparmiare moltissimo tempo, ma anche perché faccio meno corse al supermercato. La box arriva infatti con gli ingredienti già dosati e mi aiuta a rispondere all'eterna domanda del cosa c'è per cena, che a volte è davvero snervante. Ogni volta che arriva una nuova box, tutti sono curiosi di leggere le schede e ricette e poi di provarle, per cui spesso si finisce a cucinare anche tutti assieme e sono momenti molto carini. Qui sotto nella descrizione trovate il link e il mio codice CristinaFresh che vi permette di avere fino a 65 euro di sconto sul vostro ordine HelloFresh, per cui provate questo servizio perché posso solo consigliarvelo. Tornando al cambio di stagione, in particolare alle scarpe, il primo modello di scarpe secondo me indispensabile in questa stagione è un bel paio di sneakers. Quest'anno, tra le tendenze del momento, rivediamo ancora una volta le classiche sneakers bianche con la suola abbastanza importante, secondo me perché sono davvero un modello super versatile che va con tutto. Accanto a questa, tra gli altri modelli che vanno di moda quest'anno, ci sono quelli vagamente retro, magari color nude, color pelle, che hanno anche il potere di slanciare la gamba, e poi naturalmente quelle coloratissime ispirate al mondo dello sport, ma ci sono veramente tutte. Un paio secondo me nel guardaroba ci vuole, e quelle che io utilizzo di gran lunga di più perché sono comodissime oltre che super versatili sono queste di Steve Madden, di cui puntualmente anche su Instagram mi chiedete sempre informazioni e ve le linko anche qua sotto perché sono veramente stracomode e vanno con tutto. Tra l'altro le ho già lavate diverse volte in lavatrice, tornano sempre davvero come nuove pur essendo appunto già strausate. Accanto a queste, negli ultimi anni mi sono concessa qualche nuovo paio, sono delle varianti sempre della classica sneakers bianca, come queste Veja che sicuramente avete notato ai piedi di tantissime influencer di moda perché in tutto il mondo stanno letteralmente impazzando. Oltre che così, col dettaglio rosso ci sono in tantissimi altri colori e anche queste ve le linko qua sotto. Super comode anche loro, super versatili, in più con un dettaglio che in qualche modo è molto stiloso e arricchisce qualsiasi
qualsiasi outfit e tra l'altro può essere richiamato magari con un altro accessorio dello stesso colore. Sempre di Veja, quest'estate ho comprato anche queste di un altro modello, mi sembra Rio, anche di queste vi lascio il link qua sotto. Queste hanno questa bella suola che ha un'ottima aderenza al terreno e sono veramente super comode. Sono quasi delle scarpe da corsa, ma trovo troppo belle per essere relegate allo sport, per cui io le utilizzo anche tanto nel quotidiano. Dietro sono fatte così. Le sneakers, tra l'altro, hanno il grande vantaggio di svecchiare ogni nostro outfit, soprattutto se siamo over 40, over 50. Possiamo anche abbinarle a contrasto, magari con capi e outfit più eleganti, perché creiamo qualcosa di nuovo e anche di molto giovane, che regala sempre quel tocco in più. Un secondo modello ormai indispensabile nel guardaroba di noi donne, secondo me, è un bel paio di anfibi. Gli anfibi, io adesso li chiamo anfibi collettivamente, ma so perfettamente che esistono tanti nomi diversi. Ci sono i cosiddetti biker boot, che sono gli stivaletti da motociclisti, oppure i Chelsea boot, che sono una versione un pochino più liscia e cittadina degli anfibi. Però, insomma, è una categoria vasta, per cui ognuna di noi può scegliere senz'altro la calzatura che fa al caso suo. Io li ho in diversi allestimenti e a seconda del tipo di look che intendo indossare li vario anche un po'. Il modello che utilizzo di gran lunga di più sono questi che avete già visto un milione di volte, che moltissimi di voi hanno anche comprato, di Nero Giardini, che assomigliano un po' ai modelli più tradizionali di Doc Martens, ma sono, ve lo assicuro, assolutamente più comodi. Io ho rivenduto i miei Doc Martens ancora nuovi perché mi facevano troppo male. Questi sono invece fantastici. Comunque i Doc Martens mantengono naturalmente il loro carattere iconico, per cui se volete investire, mi hanno detto delle amiche che dopo qualche anno si ammorbidiscono anche. Oltre a quelli che vi ho fatto vedere, l'anno scorso ho investito anche in questo paio, che è ancora di gran moda anche quest'anno, anche nella versione chiara. Infatti io vorrei bissare con la versione chiara, magari un tortora chiaro o anche un bel beige, perché li trovo molto molto comodi. Hanno questa suolona carro armato e sono in vera pelle, tra l'altro a un costo veramente ottimo, ve li linko qua sotto se ancora li trovo, e hanno anche il pregio di resistere veramente a qualsiasi tempo o tempaccio. Li ho indossati anche sulla neve l'anno scorso e andavano benissimo e tenevano anche il piede asciutto e caldo. Un po' come la sneakers, anche un bel paio di anfibi ha il pregio di dare un tocco grintoso e un pochino più giovane a tanti outfit, per cui veramente si può indossare in tantissimi modi, anche con capi ultra femminili come le gonne o i vestiti midi, e fanno sempre un bel piede. Un terzo tipo di scarpa che anche quest'anno va tantissimo per la sua praticità e perché praticamente non è rimpiazzabile, soprattutto con tanti tipi di pantaloni, ma anche con gonne e vestiti, se li usate, un bel paio di ankle boot, cioè gli stivaletti corti alla caviglia con magari qualche centimetro di tacco. Questo è un tipo di calzatura che ormai è nei nostri guardaroba da tanti anni e quest'anno forse se ne parla un pochino meno perché sono arrivate, e vi ho fatto anche un video dedicato, tante nuove tendenze, ma non per questo sono passati di moda, anzi sono veramente, secondo me, indispensabili. Inutile dire che io negli anni ne ho collezionati tantissimi di modelli diversi, a volte li prendo volutamente in colori neutri, come naturalmente il nero. Questi sono di Sam Edelman, ce li ho da diversi anni e li tengo davvero bene perché li trovo veramente irrinunciabili, vanno letteralmente con tutto. Oltre a quelli però mi piace anche usare gli stivaletti corti alla caviglia per variare i miei outfit, per cui ne ho un paio leopardato e poi ho questi pitonati e un altro paio ancora pitonato, perché trovo che sia un bel modo per spezzare tanti outfit. Oltretutto il pitonato secondo me rimane un neutro, quindi è facilissimo da abbinare per esempio con una borsa beige color tortora, oppure anche nera o panna, perché sono tutti colori contenuti in questo tipo di motivo. Io li trovo molto carini anche per dare un po' di grinta magari outfit molto minimal e molto lisci. Un altro modello di stivaletto che per me personalmente quantomeno è indispensabile, perché mi risolve il problema di cosa mettere con tantissimi pantaloni o gonne o vestiti midi, sono i cosiddetti stivaletti a calzino, cioè sono quelli di fatti di tessuto o anche di pelle un pochino morbida, che però si stringono sulla caviglia riprendendo proprio la forma della gamba. Questo è fondamentale perché con tanti modelli di pantaloni, soprattutto quelli che cadono un pochino larghi,
Se noi non utilizziamo una calzatura di questo tipo, e lo stesso vale anche per le gonnellone, i vestitoni, quelli maxi o comunque midi, rischiamo di fare un po' l'effetto tronco, mentre questo stivaletto, avvolgendo bene la caviglia, crea un effetto molto più sottile sulla gamba, quindi crea anche un certo stacco che ci rende nel complesso più slanciate e non fa sembrare grosse le nostre gambe semplicemente perché sono nascoste da jeans o pantaloni. Quindi ecco, questo tipo di stivaletto è super versatile. Questo è anche in un tessuto tecnico e impermeabile, per cui li uso veramente spessissimo. Purtroppo hanno qualche anno, ma qua sotto magari vi linko qualcosa di molto simile. Una quarta categoria indispensabile durante l'autunno-inverno, quantomeno in autunno, perché poi in inverno magari è più difficile indossarle se non per qualche serata, è un bel paio di décolleté. Io di décolleté ne ho 6-7 paia, molto diverse tra loro, cerco di variare, però se volete investire in questo tipo di calzatura, io vi consiglio assolutamente di partire dalle cose più semplici e basiche. E secondo me il minimo sindacale da avere nell'armadio è un paio di décolleté nere classiche, con un tacco portabile. Queste hanno un tacco 7 e hanno questo effetto leggermente lucertolato, pitonato, che le rende un po' diverse dal classico paio nero, però le ho anche nere lisce volendo. L'altro paio che ho sono queste nude, una décolleté nude. Secondo me è una scarpa fantastica perché slancia e allunga tantissimo le nostre gambe, quindi se non ne avete ancora un paio, secondo me è il caso veramente di investire. Anche di quelle vi linko qualcosa qua sotto. Io ho scelto queste da farvi vedere adesso scamosciate, perché trovo che il camoscio sia un materiale bellissimo da indossare in autunno. Chiaramente non resiste bene all'umidità, potete naturalmente spruzzarle con gli appositi spray, però queste sono abbastanza delicate, per cui se piove o diluvia o per una serata anche elegante ma con il maltempo, io queste non le indosso. In alternativa ho queste lucide, che naturalmente invece resistono benissimo anche alla pioggia, mi piacciono molto. Queste sono di Steve Madden, le ho prese su Amazon a poco e sono ultra comode. Anche queste hanno un tacco, mi sembra 7,5, che trovo ideale per avere tutto l'effetto della décolleté che slancia elegante ma riuscire ancora a camminarci tranquillamente. Queste mi piacciono veramente molto, sono in vernice, ma non quella vernice un po' cheap, eccessiva, ma proprio un effetto lucido, delicato, luminoso, e assomigliano molto al colore della mia pelle, per cui fanno anche un bel effetto slanciante. Visto che questa categoria di scarpe non si mette solo in autunno ma anche in molti altri periodi dell'anno, a me piace averne anche qualche paio un po' particolare per variare un po'. Il primo paio sono queste bicolore, le classiche chanelline slingback, quindi aperte sul tallone, che utilizzo fino a metà novembre circa, poi naturalmente le dismetto, ma mi piacciono molto proprio per regalare quell'effetto elegante, chic, bon ton, un po' di Chanel che questa scarpa sempre regala. Tra l'altro di queste ho da segnalarvi un modello veramente ultra comodo e anche molto carino ed elegante, che costa davvero poco, lo trovate sempre qua sotto nella descrizione. Parlando invece di scarpe che costano tante, alcuni anni fa ho investito in queste Valentino Rockstad, che fanno sempre una scena incredibile, che vengono anche sempre commentate, che indosso naturalmente per occasioni particolarmente eleganti e un po' particolari, mantenendo tutto il resto del look molto molto minimal. Queste sono anche molto comode perché hanno un tacco 6 veramente piccolino, le ho già fatte risuolare un paio di volte e trovo che facciano sempre una scena incredibile. Se non volete investire nell'originale, che comunque viene rifatto da almeno 10 anni, sempre uguale in versioni stagionali, le mie come potete vedere hanno questa punta pitonata e per il resto sono color panna, quindi facili da abbinare, potete anche comprare uno dei numerosi modelli che si ispirano a queste iconiche di Valentino. Spendete molto meno e secondo me la resa in molti casi è anche abbastanza simile, per cui anche di quelli vi linko qualche opzione valida, perché ce ne sono anche di ultra cheap che non sono belle qua sotto, tra l'altro disponibile in tantissimi colori. Un'ultima categoria fondamentale da avere in autunno e inverno naturalmente è un bel paio di stivali alti.
Gli stivali alti vanno con gonne, vestiti, io non li metto su pantaloni neppure skinny, neppure con i leggings, ma è una preferenza mia, una scelta mia legata sicuramente anche all'età, ma non solo. Non mi piace tanto mettere uno skinny jeans dentro un paio di stivali, per cui lo uso soprattutto con gonne e vestiti e quindi anche e soprattutto alla sera, ma non solo, perché per esempio in autunno e inverno utilizzo molto gli abiti di maglia e trovo che abbinati a un bello stivale in pelle o in camoscio rendano ancora di più. Io vi ho già fatto vedere le mie scelte nuove di stagione, che sono un paio di stivali alti a gambale morbido scamosciati che trovo bellissimo e che si trova in vendita su Amazon a un prezzo assolutamente adeguato, e un altro paio invece che sono questi verdi in vernice di questo color verde, perché ho anche la borsa di Teddy Blake da abbinarci e quindi mi piaceva investire in qualcosa un pochino più di tendenza. Tra l'altro questo verdone non credevo mai facilissimo ad abbinare con tantissimi colori, per cui veramente li sto usando tantissimo. Oltre a questi, naturalmente ho qualche paio di stivali neri da stagioni precedenti che vanno sempre con tutto. Se non vi piace il nero negli accessori e nelle scarpe, come stivali vi consiglio il marrone scuro e il testa di moro, o eventualmente un bordeaux che dà un po' verso il testa di moro, quindi piuttosto scuro, perché sono alternative secondo me elegantissime e che legano bene con la grande maggioranza dei neutri. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete dirmi qual è la vostra categoria di scarpe più utilizzata in questa stagione, scrivetemelo nei commenti, che sono davvero molto curiosa. Iscrivetevi al canale, accendete anche la campanella per non perdervi i tanti video di moda che arriveranno nelle prossime settimane. Se questi temi vi interessano, qua sopra trovate altri due video da guardare subito e vi aspetto al prossimo video. Ciao!